Siamo ad Agropoli, però non è Agropoli città, non è sul livello del mare. Siamo sui Siamo sui 4 300-400 metri, manteniamoci su questi livelli. 400. Però Sì, tu mi hai detto che hai anche sì, campi sì, a 500, no? sì, sì. Quindi possiamo tranquillamente parlare di fico di montagna. Fico bianco del Cilento dotato. Erano 4, eh? Uno era talmente cremoso che non sono riuscito a non mangiarlo ed era spettacolare. Siamo al 3 novembre, abbiamo Sì. raccolto i fichi dalla pianta. Possiamo dire che tu hai anche là Fichi, dei ciliegi sì, spettacolari di delle piante antichissime, una varietà, dicevi, sì, che fa un fa un frutto. frutto bianco e rosso molto duro, Si riesce a prenderli questi. In più hai anche degli albicocche antiche sì, piante e di per non albicocca parlare antiche, delle carrube, carrube, sì, che è per uso privato tuo, ma ce certo, l'hai fatta assaggiare. Io ho mangiato carrube in tutta Italia e non c'è non è nessun paragone. Come certo. ce lo spieghi questa tua Ma carruba? io credo che sarà proprio il tipo di terreno e il luogo dove sono ubicate queste piante. Credo che sia questa la differenza tra queste carrube che magari possiamo trovare in altri Una posti. polpa. Dove troveremo questa carruba morbidissima che al palato poi dà questo gusto molto Una particolare carruba di di una montagna, possiamo dolcissima. dirlo? Sì, diciamo media collina, ecco, Ah, no, ok. non, cioè, da non confondere la montagna, perché si potrebbe confondere la montagna Sì, quando perché giustamente tu dici siamo a 400, 500, perché tecnicamente la montagna è 600, no? sì, è Però, chiaro. cioè, dimmi tu che è facilissimo per chiunque fare i fichi a 500 metri. Allora, questa è una pianta di fico che dotato che va bene su questo tipo di terreni a queste medie altezze, e infatti oggi noi ci troviamo ancora i fichi con le foglie ancora con. Se andiamo in pianura noi non troveremo più queste piante, ma troveremo solo alberi che già sono in letargo, senza foglie, Certo, quindi che certo. si presentano già spoglie. Senti, uno non hai proprio 3-4 piante di No, fichi, noi no? abbiamo Migliaia. migliaia di piante dove facciamo tutta la coltivazione e poi facciamo anche le piantine, cioè invasate, sì. Ah, Adesso come quando vivaio, sì, dove poi forniamo a chi ci Pertalea, fa. le fai pertalea. Adesso dopo gennaio, febbraio inizia la potatura e quindi Ah. da questa potatura creiamo queste piantine in vaso. Tu hai migliaia Sì. Dotato di piante di varietà dottato, che è la più che è il fico pregiata. bianco del Cilento certificato DOP. Noi siamo un'azienda anche biologica, quindi Ecco, tu dici biologico perché ti piace sì. stare basso, ma tu mi hai detto esattamente che voi non siete anche oltre il biodinamico, Sì. perché non metti, non solo non No, metti il chimico, non no, metti neanche i minerali che no, mettono in non biologico. esiste. È solo questa qua, Sì, questa che arriva, solo acqua, pioggia. Solo esatto, pioggia. Prima di parlare della carruba, ribadiamo, siamo ad Agropoli. sì. L'Agropoli, azienda agricola il Per fico, arrivare qui più o meno, produttori fico bianco del Cilento. come si arriva qua? Ci arriva o tramite la superstrada o strade interne, strade rurali, quindi, e si arriva direttamente in azienda. L'azienda è certificata biologica e il fico bianco del Cilento è un fico DOP di origine Anche se sappiamo che voi siete oltre protetta. Sì, biologico, perché certo. non mettete neanche i minerali Non tossici, usiamo nessun tipico, mettete solo la nessuno, pioggia, no? Ogni solo tanto tu sì, dici come oggi, no? Oggi hai esatto. detto Sì, piove. esatto. Senti, stiamo finendo l'intervista all'interno, perché Sì, appunto è il 3 novembre. certo. Sì, 3 novembre, ricordiamo che però Abbiamo raccolto qualche fico, abbiamo raccolto abbiamo fichi pazzeschi, fichi freschi, pazzeschi. rari, che in questo periodo trovare questo fico ancora sulla pianta E di quel gusto. e di quel sapore, di quella Io però ho dolcezza in mano delle delle carrube carrube. che, cioè, le abbiamo spezzato. Sì. È incredibile Sì. guardarle.
Sì. Cioè, innanzitutto non sono fibrose. C'è Certamente una pulpa che... hanno una pastosità veramente unica, unica, dove è raro trovare questa carruba incise. Quindi se noi la proviamo a mangiare è di una morbidezza unica. Questo è un cioccolato Sì. senza gli effetti neurotossici del È cioccolato, un perché cioccolato puro, il diciamo. cioccolato ha degli effetti neurotossici Sì. che vanno a, diciamo, a danneggiare il cervello. Questo no, questo Questo sì. è pazzesco, pazzesco. E noi abbiamo provato la ruba in Sicilia, in Puglia, tutto quanto, e nessuna aggiunge questa pastosità, Sì. questa cremosità interna. Senti, questo l'hai comprato tu, tutto questo che tu hai, però dicevi che già i tuoi nonni Sì. avevano fici, quindi Certo, è una c'è tradizione di sempre, sì, la famiglia, no? tradizione è sempre di famiglia. Non è che ci si può inventare delle cose che poi alla base c'è sempre quella, diciamo, la storia, la tradizione che viene dalle nostre famiglie, quindi la ruralità proprio di questi luoghi. E quindi noi che portiamo avanti con passione, oltre alla tradizione, ma anche con delle innovazioni. Basta pensare ai nostri prodotti unici nel loro genere, I fichi monnati, fico cioè monnato vuol dire che è stata che tolta è la stato sbucciato, fico caramella, possiamo sì, dire che è è un caramella. ciò, è, diciamo che è un dolce veramente unico nel suo genere, E questo con la buccia. questo è fico classico essiccato con buccia. Parliamo sempre di turtato, Sì, quindi certo, dell'eccellenza. esatto. Adesso Questo invece è brevetto biologico, 100% fichi. I fichi vengono cotti, stracotti, poi stretti, strizzati, e tirare fuori questo sciroppo mieloso, che è un concentrato, che è una cosa molto particolare, che si Certo, può usare sia sul dolce che sul salato. parliamo di un 100% fico monnato. Ah, questo Fico cotto, è con la questo è buccia, fico questo è fico con la cotto, buccia, sì, fico cotto. perché? Questi fichi vengono cotti e qua ci vogliono dalle 9-10 ore di Ma lavoro. come fai, appunto, 9-10 ore di lavoro, come fai a gestire, tu sei la mente di tutto, quanti ettari hai? Circa 8-9 ettari. Sono 80.000, 90.000 metri Sì. quadri. Quanti sono fichi di questi 80.000, 90.000? Sono circa 6 ettari. 60.000 metri quadri di fichi. Insomma, comunque hai detto un figlio che ti segue molto in Ho questa. figli, diciamo che siamo in un nucleo familiare, però sempre con una manodopera agricola, senza non è che si può Perché mantenere. essendo tu un'eccellenza, mi dici che spesso ti contattano altre eccellenze che vogliono Sì, fare delle del joint venture, però tu collaborazioni. già sei molto impegnato, no? Quindi quando ti fai, cioè, Diventa sei molto, sì. cioè, poi centelli, no? Diciamo, scegli proprio chi. Certo, cerchiamo solo quelle collaborazioni che poi ci portano qualche beneficio. Comunque io mi auguro che magari si riesce anche a, dato che c'è questo dicono cambiamento climatico, poi in realtà è solo il Mediterraneo che si sta riscaldando, però non siamo tanto lontani dal Mediterraneo. Magari riesce a mettere qualche frutto tropicale, non so. Questo penso che è nel mio intento, nel mio progetto futuro. Stiamo a vedere che cosa Genera succederà. in Sicilia, ormai a cielo aperto, ma anche la papaya a cielo aperto, che prima era solo in serra. Mango e avocado a cielo aperto, Sicilia ormai da Sì. incrementato. Chi lo sa? Vediamo. Questo è un frutto, sono dei frutti che secondo me anche qui in prossimamente avere qualche possibilità di andare giù. Sicuramente potrebbero averlo anche in Puglia, ma in Puglia non sono Sì, così. non sono i terreni vocati a questo tipo Invece voi qua il di terreno. terreno, diciamo, più particolare, più calcare, che sono zone abbastanza buone.
Secondo te fino a salire, fino a dove si può raggiungere? Scendendo verso giù, verso Palino, dove sono tutte le regioni, secondo me potrebbe essere zone da considerare in un futuro che, ahimè, con questo clima. E magari tu potresti allargarti quelle zone? Qualche idea ci potrà essere. Potresti allargarti un po'? Speriamo che ci dia la salute innanzitutto, ci dia la forza di poter, l'entusiasmo, cioè la voglia passata, però poi quello che manca. Certo. Come diciamo sempre, mi raccomando, la colazione con le mele rosse, esatto, che ti dà il fruttosio, che tra l'altro non fa uscire, non è un problema per i diabetici, per esempio, e comunque ti permette di proseguire l'autoriparazione notturna che con il corpo cerca, se gli avanza l'energia della digestione, cerca di riparare qualsiasi malattia. Sì. Senti, chiudiamo ricordando che voi fate anche i fioroni. Certamente, il fiorone che io ti invito già da adesso, per il 2024, alla prossima. Quindi quando inizieranno io ti comunicherò che sono iniziati, quindi ecco, potrai veramente fare godere, fare scorpacciate. Raccontaci la dimensione. La grandezza bellissima. Falla vedere. Molto grande, io dentro molto, cioè veramente, che quando voi li andate a degustare sentirete questo marmellato, questo profumo, poi di il colore violaceo e di uno zucchero che vi dico tutto naturale, cioè così veramente, sì, cioè della roba così, adesso io non voglio esagerare, però quando vi renderete conto dice così, è possibile. Invece per vedere la caruba attaccata all'albero, quello dobbiamo aspettare. Quello più o meno quando? Ma diciamo già agosto, già possiamo, già. Sì, agosto. E ti capita mai anche delle carrobe proprio enormi? Anche più lunghe, sì. Anche più lunghe. Chissà che cioccolatini c'è. Beato te che hai fatto questo uso più largo delle carrobe. Va bene, grazie. Ti dico una cosa, io la carrobe per me è qualcosa di particolare. Io è un frutto che mi ricorda la mia montagna, quando io ero ragazzino e mangiavamo questo frutto che era un dolce per noi, non è che c'era un dolce come adesso, una portata di mano, e per lui diventava un qualcosa che si mangiava. E mi ricordo che questo dolce lo si dava soprattutto agli animali, ai cavalli che venivano cibati. E se erano considerate questo, ma dico, non puoi sbagliare ai cavalli un frutto così, un cioccolatino così, naturale. Perché nel Settecento invece si mangiava poi, sì, con tutte queste innovazioni, per non parlare del Novecento, con tutte le merendine americane, sì. Ma quando l'unica vera merendina. Però adesso ho visto che incominciano a riscoprire, quando stanno finendo le piante, comincia a prendere il secondo dell'importanza di questo frutto naturale. Poi ci sono le analisi che dicono che c'ha tutto. Qualcosa di naturale, dove non c'è niente artefatto. E questo è quello. Raccontaci di quando stacchi. La perfezione, quella raggiunta, la perfezione morbida, la mangi morbida. Sì, quella lì è una cosa bellissima, perché poi durante il periodo che tu raccogli che è ancora morbida, allora tu senti proprio la facilità nel mangiare, nel masticare, cosa che poi con il tempo si va un pochino a indurire. Ma non è questa qui, ma guarda, questa qui mantiene sempre quella morbidezza, esatto, a differenza, esatto, di quella che ho visto in giro. Questa qui, la sua morbidezza è talmente, cioè non lo so perché mantiene questa morbidezza, sarà forse questo tipo,
di Caruba, Terreno, Caruba di Monsanto, Lupo, che questo. Matura di Caruba Pianta, sì, le ciliegie di Sant'Anna. Le tue sono ciliegie di Sant'Anna. Matura non sulla pianta. No? L'ultima volta sì, che ci siamo visti, mi avevi dato una caruba dell'anno prima, sì, ed era morbidissima. Sempre morbida. Quindi figuriamoci quando la mangi da dopo. Sì. Va bene. Grazie, Farì. Alla prossima, magari faremo i video dei cervelloni, sarebbe pazzesco, certamente. E certo, quando voi vedete tutti quei fiorori che... Sei ettari di fiorori. Uno sguardo che voi, quando sarete lì, avete trovato in queste immense piantagioni dove troverete tanti fiorori, non sapete dove andare. Cioè, proprio c'è l'imbarazzo della scelta. Invece poi sono tutti grandi, tutti belli. Ma, è un invece il fiore, è uno spettacolo dello come il fiore? Del fiorone? È sempre questo. Ah, è sempre questo, sì, già, certo, il fiorone sì, è quello dell'anno sì, prima, sì, che sì, poi sì, certo. Grazie. Ci vediamo okay, magari con i fiori. Okay. Cioè, sta facendo il sole, vedi? Buon augurio. Fatto uscire il sole.